Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo Q&A Sunday, buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Come sta andando l'estate? Ve lo chiedo sempre, voglio farmi i fatti vostri, voi non me lo dite mai e io ve lo continuo a chiedere e voi non me lo direte. Vabbè, andiamo avanti così, ma prima di andare avanti facciamo partire la nostra sigla. Allora ragazzi, la domanda da cui partiamo oggi è di Fabio Steri che mi chiede Q&A. Ciao Andrea! Vorrei sapere cosa ne pensi della storia che la Apple ha affidato alle case TSMC e Samsung la produzione del chip gate dell'iPhone 6S. È rilevante, ciao, cioè è una cosa seria e abbastanza grave, ti prego rispondi. Allora, intanto il chips gate era il problema, cioè è stato chiamato così, chip è la parola, il chip sarebbe il processore. Il processore A9 di iPhone 6S è stato prodotto, ma non è la prima volta e non è Apple l'unica che fa questo, da due aziende, da TSMC e da Samsung, perché TSMC assicurava la quantità, Samsung assicurava il nuovo processo produttivo, che era quello che Apple ha annunciato ufficialmente quando ha presentato iPhone 6S. Premesso che questa differenza c'è già stata in passato con altri iPhone e quotidianamente gli smartphone Android nascono con chip diversi, la stessa Samsung produce un S7 con chip Exynos, quindi prodotto da Samsung, e l'altro con il chip di Qualcomm, lo Snapdragon 820, quindi è assolutamente normale. Così come è normale che ci siano delle piccole differenze. Il discorso TSMC e Samsung, ragazzi, io ho avuto tanti iPhone 6S quest'anno per tanti motivi. Ho il mio nuovo iPhone bianco, comprato per sostituire il nero, che ha il chip TSMC. Ho avuto tre iPhone neri, poi tutti cambiati, perché avevano problemi e tutti erano Samsung, ma il mio primo iPhone 6S nero era TSMC. Cosa ho imparato? Che nonostante Apple dica che non c'è una differenza minima c'è, che poi nell'utilizzo quotidiano anche con il chip Samsung, che alla fine è quello che ho usato per più tempo in quest'anno, ho fatto le mie giornate tranquillamente, questo è un altro discorso. Però secondo me una piccola differenza a favore del TSMC continua ad esserci. Questo non è alla fine così influente, però c'è una differenza. A me questa cosa ha dato un po' fastidio, sinceramente, e non a caso si dice che la produzione, forse non della 10 ma della 11, però ci sono anche rumor che dicono che la 10 sarà interamente prodotto da TSMC. Insomma, in ogni caso, Apple potrebbe quasi voler aver voluto fare apposta una figuraccia a Samsung, è quella l'idea che mi sono fatto io, per poi estrometterla dalla produzione di nuovi chip A per i suoi dispositivi. In ogni caso, insomma, se hai un 6S Samsung non ti preoccupare, perché comunque la batteria va bene e non va peggio di quella di un iPhone 6, quindi stai assolutamente tranquillo. Edoardo Nero, ciao Andrea, vorrei comprarmi Apple Watch, adesso però sapendo che c'è la possibilità dell'uscita di Apple Watch 2, cosa mi consigli di fare? In ogni caso aspetterò il 9 settembre prima di acquistare. Il 9 settembre non succede nulla, non è che ogni 9 settembre succede qualcosa. Quest'anno non è ancora stata ufficializzata la data, almeno quando sto registrando questo video, di presentazione del nuovo iPhone ed eventualmente del nuovo Apple Watch. Rumor concreti su Apple Watch 2 non ce ne sono, ma ce ne sono di meno concreti. In ogni caso, se vuoi, aspetta l'evento Apple, non il 9 settembre, perché se poi l'evento Apple è il 12, tu aspetti il 9, il 9 acquisti l'Apple Watch e il 12 c'è l'Apple Watch 2. Quindi aspetta l'evento Apple in ogni caso, e in ogni caso io ti direi a questo punto comunque l'Apple Watch 2 è più vicino di quanto lo sia andando indietro il lancio di Apple Watch 1, quindi è chiaro che ci stiamo avvicinando più all'Apple Watch 2 che non all'Apple Watch 1, forse è meglio aspettare. Emilio Mazzarino, Q&A, ciao Andrea, qualche mese fa mi fu fregata la borsa che conteneva il mio iPad Air 2, è possibile che da allora, nonostante fossi attivo, trova il mio iPad su di esso, il dispositivo non sia mai stato acceso? Magari si può disattivare la funzione trova il mio iPhone in altro modo? È davvero così sicuro come dicono questo sistema? Allora, tu magari puoi non tracciare l'iPad se la persona lo ripristina. Questa è la differenza. Però se quella persona ripristina l'iPad, comunque quando lo va ad attivare, considera che dopo il ripristino i tuoi dati sono andati, sono stati completamente eliminati, quindi trova il mio iPhone, non funziona più. Però almeno il tuo dispositivo non può essere utilizzato da questa persona. E lo so che sarebbe bellissimo che trova il mio dispositivo, te lo riportasse indietro, però è già qualcosa. Considera che altri produttori di smartphone comunque non hanno raggiunto ancora questo livello di sicurezza, di chiusura dell'ecosistema Apple, che consente quantomeno ad un ladro di non utilizzare il tuo prodotto, quindi scoraggia alla fine dal rubare i dispositivi Apple, perché con ogni probabilità oggi uno ha un account
iCloud, con ogni probabilità uno oggi protegge il dispositivo col Touch ID o con il codice di sicurezza. Di conseguenza, ricordo un report che parlava di addirittura un 72-75% dei dispositivi iOS in commercio oggi che vengono protetti in commercio, già in mano alle persone, che vengono protetti col codice. Quindi significa che se sei un ladro, hai più di una chance, più di 7 chance su 10, se vai a rubare un dispositivo, di beccartelo col codice, che quindi poi non lo puoi usare. Quindi non ha solo effetto di farti trovare il dispositivo se lo perdi, questa funzione, ma non nel tuo caso ovviamente, ma ha anche effetto di scongiurare un eventuale furto. Poi con un ripristino purtroppo comunque trovare il mio iPhone non funziona più, quindi nel tuo caso secondo me è andata così. Giacomo Gondolini: che ne farei mai una serie dedicata unicamente ai Mac? Noi non facciamo serie, facciamo rubriche, questa è una rubrica, Hot News è un'altra rubrica, Deals of the Week è un'altra rubrica. Serie non ne facciamo, anche perché non facciamo gameplay, quindi non seguiranno serie, ad esempio anche a quella di Pokémon Go, avete visto quel video un po' di tempo fa. Non ci saranno altri gameplay perché comunque non è il nostro campo e lasciamo fare ad altri. Così come per i Mac non faremo serie, ma come avete visto, quando c'è qualche recensione da fare, quando c'è qualche prodotto interessante, ne parliamo senza problemi. È anche vero che la dinamicità di recensioni che si possono proporre su iPhone e iPad è decisamente superiore rispetto a quella che rispetto a quelle che si possono proporre su Mac. Quindi no, non faremo serie, non facciamo serie, non ne faremo tanto meno sui Mac. E siamo arrivati all'ultima domanda, ragazzi, che è di Alex24, che mi dice: Andrea, io so che anche l'iPhone SE ha il 3D Touch. No, iPhone SE non ha il 3D Touch. Mi dispiace. Bene ragazzi, quindi questo Q&A Sunday finisce qui. Io vi ringrazio per le domande, vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio per i like che avrete sicuramente già lasciato, perché voi, lo so, siete dei validissimi supporter e la cosa mi fa molto molto piacere. Quindi ci risentiamo al prossimo video. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.